circa 54.000 studenti delle scuole medie superiori, il 2,3% dei 15-19enni periodicamente o episodicamente dediti alle droghe, nel 2014 hanno assunto sostanze psicotrope senza sapere cosa fossero. È la punta forse più inquietante dell'iceberg che nasconde oltre 600.000 adolescenti che hanno consumato cannabis, 60.000 cocaina, 27.000 eroina, circa 60.000 hanno consumato allucinogeni e stimolanti, e che fa dire che la droga è dovunque nella scuola. I dati sono emersi dallo studio dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa e dell'ESPAD, l'European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. La novità dello studio riguarda proprio il numero significativo di ragazzi che utilizzano sostanze senza conoscerle, senza sapere quali effetti procurano. Questo consumo alla cieca coinvolge il 3% dei maschi, poco meno del 2% delle ragazze, soprattutto tra coloro che hanno utilizzato anche altre sostanze illecite diverse. In qualche modo legato a questo fenomeno quello degli psicofarmaci. Sono quasi 400.000 gli studenti che almeno una volta nella vita li hanno utilizzati senza prescrizione, poco più di 200.000 quelli che lo hanno fatto nell'ultimo anno. Si tratta prevalentemente di farmaci per dormire, utilizzati soprattutto dalle ragazze, 8% contro il 4% dei maschi. Minori prevalenze risultano per i farmaci per l'attenzione, quasi il 3%, per regolarizzare l'umore e per le diete, 2,4%. Passando alle sostanze tradizionali, è aumentato il consumo di cannabis. Per quanto riguarda invece la cocaina, ne ha fatto uso almeno una volta nella vita il 4% degli studenti italiani, cioè circa 90.000 15-19enni. Circa 90.000 hanno provato gli allucinogeni, l'LSD, i cosiddetti francobolli, i funghi allucinogeni nella vita, e 60.000 nell'ultimo anno. E cambiamo argomento. Dai baci, cosiddetti baci, cioè le leccate, diciamo, dei cani, la protezione forse contro asma ed allergie. Alcuni ricercatori dell'Università dell'Arizona, della California e di altri istituti sono pronti a condurre uno studio sugli effetti dei batteri contenuti nella saliva dei cani sull'uomo. Gli scienziati osserveranno in particolare le reazioni del sistema immunitario di alcune persone tra i 50 e i 60 anni a contatto con dei cani in un periodo di 12 settimane. L'ipotesi che sarà vagliata dai ricercatori è che i batteri dei cani avrebbero un effetto probiotico, cioè riescono a stimolare, se aiutano a mantenere il corpo umano in salute, se giocano un ruolo importante nella digestione e inoltre se sostengono anche le difese immunitarie, la produzione di batteri salutari per l'organismo umano. Essenzialmente si vuole scoprire se i cani hanno lo stesso effetto di uno yogurt. Noi non siamo davvero soltanto individui, ma viviamo in una sorta di comunità con i batteri. I batteri del microbiota dei cani potrebbero dunque rimettere in sesto quelli umani. E l'aumento di allergie ed asma nei paesi sviluppati è dovuto infatti proprio alla ridotta esposizione ai batteri innocui per l'organismo, e questo non ha fatto altro che impoverirne il nostro microbiota.